Sono felice, sono felicissimo del premio e sono onorato che questo premio porti il nome di Franco Cuomo, di un faro per me, di un punto di riferimento. Il mio primo incontro con Franco Cuomo è stato terribile, perché da tanti anni ormai, da qualche anno, portavo in scena Cyrano nella sua traduzione. E come avviene sempre, come avviene spesso, il lavoro anno per anno va a mutare, va a cambiare, si cambiano le azioni, è come una bottega che piano piano prende un sapore tutto suo. La gente di teatro, ma chi fa arte in generale, guarda all'oggi e guarda un po' al domani. Il premio, per esempio, il premio ci obbliga a guardare indietro e a fare il punto. Questo per me è bellissimo e di grande gioia. Quando, dopo qualche anno, noi avevamo lavorato su questa traduzione, secondo me meravigliosa, inarrivabile di Cyrano, devo dire geniale in certi suoi punti, perché come una traduzione sa fare, nei vincoli, negli obblighi di una traduzione. Il lavoro era andato avanti anno per anno e mi ricordo che anche questa traduzione aveva assunto per noi un valore che si era trasformato nel tempo. Certe parole erano diverse, certe frasi erano diverse, erano cambiate, erano diventate ancora più vive. Quando in teatro a Roma ci annunciarono che era presente Franco Cuomo, per me era come, no? Era come se fosse stato presente il Presidente della Repubblica, no? Innanzitutto una grande emozione, subito un colpo d'occhio, come l'autore, insomma, lo stanno, va bene, se ne stava tranquillo sottoterra, ma Franco Cuomo a teatro, e il direttore ci viene a dire è in prima fila. E quindi a quel punto io mi ricordo, oddio, adesso Franco Cuomo, questa, e radunai, mi ricordo, la compagnia, radunai gli attori e dissi: ragazzi, cercate di tornare indietro alla parola originale. Arrivate a quella parola pura, che era la parola di Franco Cuomo, facendo una brevissima prova di voce così, però fu difficilissimo. Allora decidemmo di fare il nostro spettacolo, quello che era ormai lo spettacolo da tanti anni che girava. Mi ricordo con grande passione, ogni tanto davamo un'occhiata in prima fila, me la ricordo ancora, no? Alla nostra destra, e qualcuno disse: ma è molto severo, ma non ride mai, non ha mai applaudito, le cose da attore. Ricordo alla fine questo momento, il grande applauso del pubblico, andavamo tutti in camerino, c'è un momento di spaesamento, applaudiva Cuomo, non ho guardato in quel momento. Andammo a cambiarci. A un certo punto il temuto toc toc avvenne. Chi è? Sono Franco Cuomo. Quando aprì la porta e vidi un uomo severo, serio, è la mia carriera è finita, invece quasi in lacrime mi abbracciò e mi disse: grazie, hai fatto un ottimo lavoro, sei andato avanti. Quel sei andato avanti e mi sciolse, ha fatto sì che poi ho avuto l'onore di sentirmi amico di Franco Cuomo. Quindi i suoi ristoranti diventarono un po' i miei ristoranti e le sue strade un po' le mie strade quando camminavamo. Di Franco mi ricordo la grande intelligenza e il grande senso del dubbio che mi instaurava tutte le volte. Quando io gli raccontavo una nuova idea, lui mi diceva: sei sicuro a pieno. Ecco, quel sei sicuro io ancora me lo porto nel cuore e lo tengo dentro, prezioso, nelle scelte che faccio ogni giorno. Grazie, grazie a voi.